È dall'ormai lontano 2013, anno di uscita di GTA V, che i fan si chiedono quando sarà l'ora del nuovo capitolo. A sorpresa invece, per giovedì 11 novembre, Rockstar ha annunciato l'uscita della remaster dei suoi tre titoli leggendari, ossia GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas. All'alba degli anni 2000 uscirono tutti e tre per PlayStation 2 in un breve lasso di tempo, ma con evidenti differenze tra l'uno e l'altro, con una evidente evoluzione soprattutto a livello grafico. Se possono considerarsi simili, anche se con diverse proporzioni, per il gradimento dei giocatori ottenuto e per il ricordo che abbiamo di essi come videogiochi rivoluzionari, non possiamo dire lo stesso per quanto riguarda appunto le grafiche e gli scenari. Le storie e le sottotrame, i personaggi, le colonne sonore, ma anche i valori affettivi a cui ciascun fan è rimasto legato, che possono appartenere appunto a uno o più fattori tra quelli appena descritti. Per questo motivo risulta difficile anche provare a dare ad un singolo titolo della trilogia un giudizio neutro ed equilibrato. Pertanto, l'unica cosa che ci sentiamo di poter fare è dire cosa ci aspettiamo da questa remaster, cosa probabilmente ci soddisferà e cosa meno, sapendo che si tratta comunque di semplici opinioni personali, e quindi non di verità assolute, e sapendo che questa semplice remaster, in quanto tale, non porterà modifiche strutturali ai tre capitoli che già conosciamo e già abbiamo giocato. Ovviamente, anche se scontato, il miglioramento grafico. In questo caso sarà curioso vedere come sarà riadattato in particolare GTA 3. Per via della sua meno giovane età, che teoricamente pensiamo abbia richiesto agli sviluppatori un lavoro di ammodernamento più complesso rispetto agli altri due titoli. Si tratta del primo GTA in 3D, il quale, se inizialmente sembrava avesse adottato un effetto cartoon, questo si è poi via via mutato in qualcosa di più realistico. Per il resto, la città di Liberty City e la sua mappa non offrono particolari spunti, se non le sue 7 gang presenti. Nutriamo più fiducia e ottimismo invece per Vice City e San Andreas. Il primo deve ridare quella forte sensazione di Miami degli anni 80. Perciò andranno valorizzate al massimo le inquadrature più ampie che sono state promesse, nascondendo meno scenario possibile, e i dettagli non solo della fisionomia dei personaggi, ma specialmente delle ambientazioni, ovvero la spiaggia, le palme, i vestiti e le auto. Il secondo, invece, ha dalla sua una grande mappa e una maggiore varietà di mezzi di trasporto e di armi. Questa caratteristica, se pensiamo alle BMX, ai jetpack o alle mongolfiere, se sfruttata graficamente a pieno può far esaltare i suoi fan da qui per i prossimi 20 anni. San Andreas necessita però anche lui di un netto miglioramento delle texture e forse ci permettiamo di dire di una correzione vera e propria del colore che pare meno accesa rispetto a Vice City. Con contesti diversi, certo, ma con una differenza troppo rimarcata. Insomma, le aspettative non mancano, non deludeteci. Come detto, questo non sarà un remake e non vedremo i cambiamenti che avremmo gradito. Qualcuno potrebbe dire, per difendere appieno la fedeltà al gioco, può darsi, ma comunque l'occasione poteva essere colta diversamente. Avremmo probabilmente voluto più funzioni in tutti e tre i titoli della trilogia. Su tutte, la possibilità di saper nuotare in GTA 3 e in Vice City, dove purtroppo il protagonista una volta in acqua perdeva la vita. Mentre San Andreas è stato il primo ad attivare questa funzione, dando poi il là ai suoi successori. Ci sarebbe piaciuto avere qualche missione extra o qualcosa di secondario come omaggio alla saga. Una scelta di armi più vasta in GTA 3, che da quel punto di vista è piuttosto povera. E perché no, un ampliamento delle tre mappe che permette la possibilità di svolgere attività inedite. Infine, una maggiore presenza di animali di diversa specie e più inclusione di personaggi della società civile. Rockstar ha l'opportunità di tenere nuovamente i suoi fedeli incollati agli schermi per mesi. Questi titoli per noi hanno significato e significheranno per sempre tanto, ognuno per motivi diversi.
Non sprecate questa occasione. Siamo sicuri, non ci deluderete.